Buongiorno, io sono Pietro Loreta e sono tutor di quarta grafico all'Istituto Politecnico di Grumello del Monte, nonché docente formatore di grafica, videomaking e web design. La notizia del giorno, che diventerà anche la notizia dell'anno, è l'avvento del coronavirus. È su tutti i giornali, su tutte le prime pagine di ormai tutti i quotidiani, se ne parla ormai a 360 gradi. E vi dirò di più, di questo scenario post-apocalittico, o poco ci manca, un po' già immaginavo cause, conseguenze di quello che poteva accadere, di quello che potrà succedere. Perché? Perché sono molto, molto appassionato sia di film che di videogiochi che di serie TV che trattano questo tema. Basti pensare che di film ce ne sono già tanti e già conclamati, come ad esempio Mad Max, di cui c'è anche la trilogia, The Road, che è abbastanza macabro, ma comunque molto interessante, I figli degli uomini, che è un altro film, secondo me, da vedere, anche di un certo spessore, non solo contenutistico, ma anche tecnico. Tant'è vero che a lezione di videomaking faccio sempre vedere ogni anno una scena tratta dal film I figli degli uomini, che è un piano sequenza ed è molto interessante da analizzare a livello tecnico. Poi ci sono anche altri film tipo Hunger Games, Terminator e via dicendo. Ovviamente, come ci sono i film, ci sono anche le serie TV. Basti pensare alla famosissima The Walking Dead oppure anche la meno conosciuta Leftovers. Potete anche capire quindi che per un appassionato del genere l'adrenalina, che seppur c'è, viene comunque sopraffatta dalla paura, dalla tematica e quindi dall'attenzione generale. Sono anche ben a conoscenza di tutta la realtà attuale che si sta creando, soprattutto nel milanese, perché io abito a Milano, in questo momento sono a Milano. In più ho anche contatti diretti con persone a me molto care all'interno degli ospedali, per cui vi assicuro che la realtà all'interno degli ospedali è reale, non è virtuale, non è un videogioco, ma ci sono anche i videogiochi. Ed è lì che voglio fare un piccolo approfondimento. Premetto che nella mia vita mi sono imbattuto in tantissimi videogiochi, anche se attualmente gioco sempre molto meno per motivi di interesse o per motivi di lavoro, eccetera, eccetera. E per assurdo vi assicuro che esistono giochi che simulano anche la gestione di un ospedale, ovviamente non in presenza di casi eccezionali come lo potrebbe essere questo virus. Basti pensare a Them Hospital o Two Point Hospital, e sono due videogiochi gestionali sugli ospedali, trattati in maniera ironica in modo che l'argomento non sia pesante. Le malattie che si presentano dei pazienti, oltre al fatto che sono graficamente illustrate in modo simpatico, hanno anche una natura molto ironica, per cui arrivano pian piano pazienti con le diagnosi più disparate, dalla più semplice febbre alla invisibilità. Qualcuno soffre di testa gonfia, qualcuno invece ha la lingua troppo lunga. Insomma, argomenti che trattati con ironia possono anche diventare interessanti per chi ama il genere manageriale, quindi gestionale. A dirla tutta, c'è anche un gioco in scatola che si chiama Pandemic, che simula esattamente ciò che sta accadendo nel mondo. La cosa più ironica e divertente di Pandemic è che i giocatori possono dare un nome alle malattie. Se uno ad oggi giocasse a questo gioco in modo molto serioso, una malattia la chiamerebbe sicuramente coronavirus. Oppure c'è chi più fantasiosamente scrive l'ignoranza. Oppure ci sono anche altri giocatori che non vogliono che l'amore contagi il mondo, quindi l'amore potrebbe diventare il virus in questione. Ma passiamo al videogioco che più mi ha entusiasmato. Questo videogioco è Fallout. La saga di Fallout, che si divide attualmente in quattro capitoli, tratta uno scenario totalmente post-apocalittico in seguito all'esplosione di tantissime bombe atomiche. Chiaro, non è uno scenario simile a questo di adesso, è ciò che verrà dopo. In più, l'apocalisse non è ancora arrivata. Ma è interessante capire come gli sviluppatori di Bethesda, che è l'azienda che ha sviluppato questo gioco, abbiano pensato a tutte le dinamiche che si creano dopo un trauma globale, e trattano il tema in modo molto divertente e ironico, alleggerendo quindi l'esperienza del giocatore che si ritrova a vagare in questo mondo per la sopravvivenza e incontra tantissimi tipi di personaggi, dai cattivi ai buoni, a quelli che fanno il doppio gioco, a quelli che ti vendono la merce, a quelli che invece te la rubano, quindi i predoni. Praticamente è il Far West. La popolazione di questo gioco ragiona per la sopravvivenza, per cui si creano piccole comunità autonome o intere città, o addirittura delle gang di predoni che vivono sulle disgrazie altrui. Una volta che il giocatore si affaccia alla città, può interagire con tutte le persone e capire le dinamiche di queste città. Vorrei munirmi di armi, cibo, bevande e quant'altro, ma ovviamente non esiste più un sistema economico. Le cosiddette banche non esistono più, perché tutto il sistema economico è crollato e mi auguro di no,
ma è un'ipotesi che lontanamente si può intravedere, anche se attualmente, per fortuna, è molto lontano. E quindi, in assenza di soldi e contante, qual è la merce di scambio? Oltre al baratto, qual è la nuova valuta? Valuta? Valuta. Il tappo di bottiglia. La nuova moneta diventa il tappo di bottiglia. Geniale. Quindi noi possiamo pensare che in realtà tutte le persone che erano a fare aperitivo in questo weekend, al contrario dei decreti, non sono degli sprovveduti. Magari sono solo dei lungimiranti. Direi di no, però l'idea è geniale. Tappi di bottiglia che possono essere trovati dovunque. In una casa disabitata, in una casa abitata cui commetti un furto. Insomma, si crea una seconda vita dopo il disastro. Apro una piccola parentesi sui tappi di bottiglia, che diventata la nuova moneta è un ulteriore spunto di ironia, perché l'unica bottiglia che rimane prodotta è la Nuka-Cola. La Nuka-Cola. Perché proprio Nuka-Cola? Perché nuke, il verbo nuke in inglese, to nuke, significa distruggere con armi nucleari. Fino ad arrivare al dettaglio della Nuka-Cola Quantum, che potremmo paragonare alla nostra Coca Zero o alla Pepsi Twist, giusto per bilanciare i competitor. Immaginatevi di essere catapultati in una realtà in cui la comunicazione non esiste più, il sistema economico non esiste più, è impossibile contattare le persone care, eccetera eccetera, diventa veramente un casino. E quindi parte la tua avventura in questo nuovo mondo che è da riscoprire. Ovviamente sto descrivendo un fenomeno che si verifica soltanto nella completa distruzione delle cose, per cui non vi spaventate. Questo è uno scenario praticamente utopico al giorno d'oggi, o almeno spero. Però i vostri figli giocano ai videogiochi perché sono realtà inimmaginabili, che non sono vicine alla quotidianità, per cui ti permettono di fare quello che non puoi fare nella realtà. E qui lancio la sfida anche a Ian Nava, che potrebbe intervenire sul concetto di eSports. Vediamo se accetta. E quindi chi è che sopravvive a un'esplosione atomica di livello globale? Chi si è messo in quarantena? Ma non solo in autoquarantena, non solo chi è rimasto in campagna, chi si è isolato al di fuori delle città o è andato in cima a un monte, no no. Per ripararsi da un'esplosione di quella portata è necessario andare in un bunker, sottoterra. Ed è per questo che si creano i Vault, scritto Vault, ogni volta un numero e per ogni zona della Terra si viene a creare un Volt. Quindi per un determinato numero di anni che concedono alle radiazioni in superficie di dissiparsi, la vita sottoterra in questi volt, in questi bunker, continua. E praticamente tutti i capitoli di Fallout partono dall'uscita del volt, del nostro protagonista che finalmente vede la luce del giorno. Quindi inizi ad aiutare le persone, inizi a scontrarti con altre, fai semplici commissioni, esplori la zona contaminata in cerca di cibo, ti batti in tantissimi nemici, spesso sono anche animali selvatici sopravvissuti. E non so se lo sapete, ma in teoria a un'esplosione atomica possono sopravvivere con certezza soltanto gli scarafaggi. E sono gli scarafaggi radioattivi i primi nemici che si incontrano in ogni Fallout. Immaginatevi una realtà senza comunicazione. È difficile, eh? Un mondo senza cellulari, io attualmente non riesco più ad immaginarmelo. Ed è lì che Fallout inserisce un elemento fondamentale, che è il Pip-Boy. È una specie di polsino che viene regalato al giocatore per vagare all'interno della zona contaminata. È possibile anche visualizzare la mappa, visualizzare le proprie statistiche, le proprie abilità, il proprio inventario e quindi tutti gli elementi, tutte le armi, tutto il cibo che ti stai portando dietro. Ma soprattutto tramite il Pip-Boy si può sentire la radio. Come in tanti film e serie TV, e quindi evidentemente nei videogiochi, perché magari la realtà è veramente così, la radio è il mezzo di comunicazione più facile e più efficace da utilizzare avendo poche risorse. Ma possiamo ben immaginare che in un mondo dove non c'è più nulla, l'unico a mandare un messaggio può veicolare le informazioni come vuole. Quindi se è buono o se è cattivo, sta a voi scoprirlo. La parte grafica, quindi per deformazione professionale, che più mi appassiona è proprio la grafica all'interno di questo Pip-Boy. Ecco, Pip-Boy non so per cosa stia, però è simpatico sentirlo pronunciare. E quindi, se tutti i dialoghi con i personaggi sono veramente surreali, sia che siano fatti con persone normali o con robot parlanti o con mostri radioattivi, sì, esistono anche gli zombie, sono tutti comunque ironici per non appesantire l'esperienza videoludica. È proprio la radio che afferma questa ironia, perché lo speaker dei capitoli in capitolo di ogni Fallout è mediamente molto simpatico e quindi sdrammatizza sulla situazione ridendoci su. Quindi è anche interessante e divertente capire che nella traduzione italiana del gioco lo speaker unico radiofonico si chiama Treccani, perché è l'unico che genera e crea questo nuovo sistema di comunicazione. Alla prossima volta, qui è Treccani. Au!
e voi state ascoltando Galaxy News Radio, che vi racconta la verità, non importa quanto sia brutta. Ma all'interno di questo Pip-Boy ritroviamo un'illustrazione, ed è qui che volevo arrivare. Il mondo comunicativo di Fallout si estende fino alla grafica. Questa è l'icona che si presenta, talmente iconica che non si trova soltanto nel mondo di Fallout, ma anche in altri videogiochi e anche in altri mondi grafici di comunicazione. Reali, eh? E la cosa che più mi piace a livello grafico è la declinazione di questo omino, che prende tutte le sembianze che si possono prendere all'interno di questo gioco. In ogni videogioco che si rispetti c'è un progresso del personaggio, per cui il personaggio migliora le sue statistiche, migliora i suoi risultati. È come un po' se vai in palestra, ti alleni e diventi semplicemente più muscoloso. Ma a me non conta niente. E quindi il nostro omino lo ritroviamo in tantissime sembianze, tutte uniche per spiegare una determinata abilità che puoi anche sbloccare. Quindi, a partire dalla schermata principale, fino a tutta la grafica spiegata nel gioco, ci troviamo di fronte a una vera opera di brand identity, che è parte integrante del percorso grafico, soprattutto in terza e in quarta, all'Istituto Politecnico. Ed è per questo che essere soltanto un grafico, al giorno d'oggi forse non basta. E quindi l'impostazione che diamo è che diventi un percorso da progettista grafico. E quindi pensare alle cose a 360 gradi. Quindi per oggi è tutto, iscrivetevi ai nostri canali, lasciate un like, commentate e condividete questo video con chi volete. Molto buono il caffè, ma è ora di fare soldi.